Presentato nella biblioteca di Palazzo Alvaro, il progetto Metropolis, il luogo del possibile, finanziato dalla città metropolitana, che punta a creare spazi sociali, culturali e educativi per giovani e persone con disabilità. Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Giuseppe Toscano e dal capo ufficio stampa di Palazzo Alvaro, Stefano Perri, sono intervenuti il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, il consigliere delegato al welfare Domenico Mantegna, i sindaci dei comuni di Rogudi e Montebello Ionico per Paolo Zavettieri e Maria Foti, il presidente dell'associazione Capofila Insieme Senza Barriere, Nunzio Pellicone, e i referenti delle realtà associative che hanno curato la progettazione. Coinvolti nel progetto i comuni di Montebello, Rogudi e Melito Porto Salvo. Soddisfatti Versace e Mantegna, che hanno affermato: progetto di alto valore sociale, investimento che produrrà importanti risultati in un territorio storicamente fragile. È un bellissimo progetto che mi piace raccontare, il luogo del possibile, che mette in relazione due mondi molto fragili, quello dei giovani e quello della disabilità in generale, e che ha voluto fortemente la città metropolitana, diciamo, premiare con questo avvio, come dicevi tu, proprio all'inizio, diciamo, alla fine delle ferie agostiane, proprio all'inizio di settembre. Un progetto che speriamo possa essere luogo di incontro non soltanto per fornire, diciamo, degli elementi tematici di confronto, ma di offrire delle opportunità ai giovani e a coloro che purtroppo sono portatori di disabilità, anche delle opportunità professionali nel futuro, e quindi creare insieme a loro delle occasioni per un futuro, ecco, diverso. A volte noi abbiamo l'obbligo di pensare di come immaginiamo il futuro e ci dimentichiamo che ci sono magari delle persone al mondo che hanno molto più difficoltà di noi, che siamo invece un po' più fortunati, e abbiamo appunto questo obbligo morale ma anche istituzionale di pensare alle nuove generazioni, al mondo delle disabilità in quest'ottica, creando quelle condizioni appunto che possano in un certo senso agevolare questi percorsi. Ecco, l'intento della città metropolitana è proprio questo. Lo facciamo con tre comuni della città metropolitana molto importante: Rogudi, Montebello e Melito, che ci daranno appunto una mano nello specifico anche con gli enti istituzionali, proprio per dare l'avvio in questa importante location che è stata appunto concessa dal comune di Melito con questo bene confiscato, anche qui un valore importante, diciamo, per l'iniziativa, e quindi speriamo che questo possa essere, ecco, un modo, ecco, diverso per intendere il mondo dei giovani e della disabilità, che sentiamo sempre molto parlare. Qui a Palazzo Alvaro presentiamo un progetto da parte di un'associazione, Metropolis, che appunto ha presentato un valido progetto e si è classificata tra l'altro quinta in graduatoria, beneficiando di quasi 30.000 euro di contributo da parte della città metropolitana. Infatti, come settore delle politiche sociali, proprio per in seguito anche alla pandemia che c'è stata, che quindi ha reso già il nostro territorio, che era già fragile soprattutto da un punto di vista sociale, ha alimentato ancora di più le grandi difficoltà da parte non solo delle famiglie ma soprattutto delle persone più disagiate, più deboli, come appunto i giovani e i disabili. Quindi abbiamo deciso come ente di investire quasi 200.000 euro in progetti di utilità sociale. E ringrazio di vero cuore il settore guidato dal dottore Praticò con tutti i suoi collaboratori, che anche rinunciando anche a qualche giorno di ferie in questo mese di agosto hanno incessantemente lavorato per andare a siglare le convenzioni con tutti i beneficiari, proprio per, come si dice in gergo, mettere a terra questi finanziamenti, questi contributi, e quindi riuscire a dare immediatamente delle risposte al nostro fragile territorio.